Ciao, sono Antonietta, come state? Oggi facciamo insieme questo componente tecnico che è un terminale in metallo per cordini, per sapete, laccio di cuoio, ma va benissimo in realtà anche per altri tipi di tessuto, anche quelli piatti, si può adattare facilmente al suede oppure al nastrino. Quindi vediamo di realizzarlo da soli nel perfetto spirito della tecnica wire. Ecco, non avrete bisogno di moltissimo materiale, avrete bisogno di un laccetto, oppure di un cordino, di un pezzo di suede, di tessuto di qualsiasi tipo, purché abbia un minimo di consistenza per essere ben chiuso da questa spirale di metallo. Ma diciamo, si adatta benissimo secondo me a molti tessuti. Io userò questo cordino di cuoio, credo che sia naturale. E avrete bisogno naturalmente del filo. La misura ideale è 0,8 il diametro, però si può usare anche un po' più piccolo, secondo me anche 0,7 e credo anche 0,6 se non si tratta di un braccialetto, una collana, eccetera, molto pesanti che debbano, diciamo, portare un certo peso, ma comunque secondo me anche 0,6 si può provare benissimo. Avrete bisogno della classica pinza, della solita pinza con le ganasce rotonde, arrotondate, di una taglierina tipo questa, ok? E poi direi di poco altro, magari una seconda pinza per aprire e chiudere gli anellini per la chiusura, se dovete portare a termine la chiusura, e anche degli anellini, quindi naturalmente. È tutto qui, ora vi mostro come si fa. Allora, come prima cosa dobbiamo realizzare un'asola, quindi prendete le vostre pinze rotonde, eccole qua. E fate un'asola a qualche centimetro dalla fine, non molto, come vedete, non serve che sia tanto, 3-4 centimetri sono più che sufficienti, è un'asola media direi, in questo modo, vedete? Porto i due fili a stare all'incirca, ecco, in questa maniera, con un angolo tra di loro di 90 gradi, in questa maniera, e lascio un pezzo più lungo, posso anche tagliare. Allora qui io lascerei per sicurezza lasciato una decina di centimetri, potrebbe essere tanto, però insomma nel dubbio io direi di abbondare in questo modo. Allora prendete questo filo e il laccetto, sovrapponete la parte corta del filo al laccetto, lasciate pure che avanzi sopra il laccetto, quindi tenetevi lunghi su questa misura, non state proprio al centimetro perché altrimenti poi dovete rifilarlo. Allora lo sovrapponiamo, facciamo in modo, ecco così, che avanzi sopra, ecco, perché un po' scivola un po' via, perché ovviamente essendo rotondo il laccio fa così. Allora, ok, poi con una pinza comoda e possibilmente che non segni molto, magari questa non è l'ideale, però è comoda, quindi io la userò. Allora, afferrate insieme asola, vedete? Asola e laccetto contemporaneamente, in questo modo. E quindi con questa presa cominciamo a girare attorno la parte più lunga del filo e facciamo una spirale stretta. Così. In questo modo facciamo un po' di giri. Vado avanti ancora un po', sto inglobando praticamente il filo corto, vedete? Ma ne faccio ancora uno così mi posso fermare. Adesso questo filo corto non serve più, lo abbiamo chiuso, lo abbiamo assicurato, quindi possiamo tagliarlo, attenzione a non tagliare il cordino, ecco qua, ops, avrei dovuto tenerlo, è partito, va bene. Riprendiamo l'asola e il laccetto e finiamo di chiudere qui a nostro piacimento, facciamo i giri che vogliamo noi, quelli che desideriamo, potrebbe essere così per esempio, ecco. Poi qua non riesco più a chiudere, taglio, anzi vediamo qual è la, questo è il fronte, direi di tagliarlo qui in un punto dove è questa parte posteriore, ecco, in questo modo, poi abbasso questa codina, ho chiuso sulla parte posteriore, quella opposta all'asola, Allora adesso questo codino va tolto, non serve, lo tagliamo, ecco
Ecco, ho tagliato tutta la parte di cordoncino in eccedenza, l'ho tagliata a rasoterra, stando molto attenta a non tagliare insieme anche il metallo, naturalmente. Ora devo ripetere questa specie di spirale di metallo anche dall'altra parte, devo fare la stessa cosa, quindi ne devo fare due. Prendo il filo, come ho fatto prima, rifaccio le stesse operazioni. Creo innanzitutto un'asola, cerchiamo di fare naturalmente un'asola ed un componente metallico il più possibile simili, ovviamente. Faccio un'asola, in questo modo, porto dall'altra parte il filo, circa 90 gradi tra di loro i due fili, poi il filo più corto lo sovrappongo, vediamo come cade, lo sovrappongo a quest'altro filo, vedete? Afferro insieme asola e cordino con una pinza, quella che volete, quella che preferite, magari se non segna molto è meglio ancora. Ecco, afferro insieme e comincio ad avvolgere questo filo tutto attorno per formare una specie di elica, chiamiamo così, di una spirale. Cercando quindi anche di nascondere questo lembo di filo che poi verrà tagliato, facciamo qualche giro. Ecco, direi che posso già tagliare, insomma. Taglio l'eccedenza di filo corto, stando attenta a non tagliare anche naturalmente il cordino. Afferro di nuovo asola e cordino e vado avanti. Vediamo, mi confronto, vediamo, confronto, cioè le due parti, per vedere, sì, direi che ci siamo, ancora un giro e termino sulla parte posteriore, come ho fatto prima, lo taglio e abbasso un po' la linguetta di filo, perché non tagli. Ok, da qua non lo vedo, ecco qui. Allora adesso devo ancora tagliare questo pezzettino di cordino, stando attenta a non fare danni, ecco così. Ok, vedete, abbiamo portato a termine. Ora vi mostro come si possa facilmente attaccare una chiusura a questo tipo di componente tecnico. Ecco, velocemente vi mostro come si possa chiudere, uno dei mille modi in cui si possa chiudere un cordino del genere. Per esempio qui ho messo un anello chiuso, per la verità non è chiuso, ma facciamo finta che lo sia perché avevo solo questo. Questo è un anello chiuso, immaginate, all'interno di un anello aperto, vedete? Poi afferro l'asola, una delle due asole, e chiudo. Con due pinze, possibilmente. Ecco, vedete? Ho chiuso da una parte. Poi, sempre con un anello di quelli ovviamente aperti, anellini, ho preso il moschettone, ok? Inserisco l'asola nell'anello, quindi aggancio moschettone e finale e chiudo. Ecco qua. Fatto. Vedete, questa è una possibilità. Ecco, ciao, alla prossima.